E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi andiamo a montare, io penso ormai l'ultimo accessorio per il nostro V-Strom, accessorio della Givi. Adesso andrò ad aprire. E questo è un sacco di plastica. Vi dico subito di cosa si tratta, ragazzi. Questo è l'FB 3114, ok, che in pratica si tratta di un traversino porta navigatore che va a finire qua. Adesso comunque andremo a montarlo insieme, quindi apriamo il nostro sacchetto. Dovrebbe essere anche abbastanza semplice da montare. Ok, quindi cosa ci serve? Ok, quindi dovrebbe essere una cosa semplice da poter effettuare questa cosa. Allora, prima cosa da fare, bisogna smontare il cupolino. Quindi andiamo a prendere la chiave. Spero di prendere quella giusta. Vabbè. Questa. Perfetta. Ok. Andiamo a smontare il cupolino. Cerchiamo di non perdere i pezzi. Ecco, magari prendiamo, quando fate questi lavori io di solito consiglio, munitevi sempre di una scatoletta da lasciare dentro tutti i pezzi, così almeno sapete dove sono. Ok, quindi stacchiamo tutto il nostro cupolino. Ok, quindi cupolino staccato. Ok, lo appoggio qua per terra e andiamo a prendere i pezzi. Per attaccare il nostro supporto traversino, quindi puntate prima da una parte, ok, dopo iniziate di qua, puntate da questa parte. Ok, inizia a andare ragazzi. Ok. Quindi prendiamo il nostro traversino, serve la chiave più piccola. Bene, perfetta. Quindi la rondella va all'esterno, ok, molto semplice. E ragazzi, molto semplice la situation. Ok, puntatelo da una parte. Puntatelo dall'altra. E poi
andiamo a stringere tutto. Non so se si vede quello che sto facendo, ma sono andato a mettere il traversino. Ok, quindi traversino, porta navigatore, porta 3, porta cellulare, quel che sarà, così almeno ad avere tutto sul lato, sul centro. Ok, una volta capito il sistema non è complicato, un po' i 6 viti, quindi ok, 1 and 2. Ok, tac, il traversino è montato bello fisso qua sulla nostra BMW, sulla magari BMW, sulla nostra Suzuki V-Strom. Ok, adesso li vado a rimettere i gommini qua sul nostro parabrezza. Molto molto semplice il lavoro, ragazzi. Penso che avere qua comunque la possibilità di mettere un accessorio come può essere lo smartphone, un navigatore, così, penso sia essenziale, perché non vi distrae più di tanto dalla guida e avete tutto sott'occhio. Invece se lo mettete magari un po' più staccato sullo specchietto, così dovete comunque distrarvi quell'attimo se dovete guardare. Io solitamente comunque, più che guardare, ascolto l'interfono, quindi, però cioè, sicuramente ogni tanto l'occhio ce lo butto, anzi ultimamente non ce lo butto neanche più, perché sto navigando col cellulare e diciamo che lo tengo in tasca e sento solo le indicazioni quando le dà. Quindi andiamo a stringere, fare l'ultima stretta qua, e direi che il lavoro è fatto e terminato. Adesso vi faccio vedere da sopra il risultato. Guardate un po' il nostro traversino, porta navigatore, porta cellulare, quello che è. Ovviamente bisogna mettere degli agganci per andare a mettere le nostre cose, però questo a mio avviso è un buon sistema, un buon metodo e un buon accessorio, visto che non costa neanche più di tanto per andare a mettere, a supportare i nostri device da viaggio. Quindi ragazzi, io vi ricordo ancora di mettere un bel mi piace se vi è piaciuto questo video, iscrivervi al canale e lasciare attiva la campanella delle notifiche. Quindi ancora grazie per aver visto questo video e alla prossima. Ciao ciao.